Ciao a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Kalit vs. Backlog. Nuovo episodio delle recensioni in pillole e rimaniamo con il formato nuovo, quello un po' più veloce, e anche questa volta vi parlerò di tre giochi che ho completato recentemente. Come avrete visto dalle immagini di copertina, non si tratta di giochi nuovi, assolutamente, ma quando mai su questo canale. Il primo che vi presento è un gioco di una serie a cui tengo molto, di cui sto facendo una retrospettiva da anni, che ho giocato anche in vista di pubblicare prima o poi il capitolo dedicato a questa serie di spin-off. Si tratta di Persona 2 Innocent Sin, prima parte del secondo capitolo della serie Persona. Non è mai stato rilasciato in inglese su PlayStation 1 perché fu favorito invece il suo seguito, Eternal Punishment. Per vederlo in inglese finalmente abbiamo dovuto aspettare la conversione, la remake, tra virgolette, per PSP. Io ci ho giocato su PlayStation Vita e che dire, è un gioco vecchio, però è un gioco vecchio che fa di alcune cose che i tempi erano avveniristiche un punto debole secondo me. Innanzitutto si presenta come i classici videogiochi JRPG per PlayStation 1, prendendo le distanze da Persona 1, che era un dungeon crawler ancora come da tradizione di Shin Megami Tensei. Questo ha una visuale esattamente come poteva essere quella di Xenogears, per cui sfondi tutti in 3D e pixel art per i protagonisti, per i mostri e cose simili. I combattimenti purtroppo sono molto lenti a causa di un accesso al disco che non esiste in realtà. In questa versione che ho giocato io non dovrebbe esserci, ma siccome si tratta comunque di una sorta di emulazione, purtroppo ogni volta che in combattimento un personaggio deve fare un'azione o deve dire qualcosa, ai tempi il supporto digitale del CD permetteva di avere delle campionature, delle registrazioni vocali, per cui quando urlavano i nomi degli attacchi e cose simili partiva l'audio, questo piccolo frammento audio doveva essere cercato e caricato dal CD, cosa che se allora poteva essere un po' perdonata, oggi rallenta tantissimo i combattimenti. Combattimenti che hanno una cadenza veramente troppo alta per i miei gusti. Spesso e volentieri mi sono ritrovato all'interno di dungeon a dover fare mente locale dopo un combattimento per capire dove stavo andando. Perché i combattimenti, tra l'altro, sono molto lunghi. E non sono veloci come possono essere quelli di uno Shin Megami Tensei 1, 2, IF o cose simili. Detto ciò, tolta la parte, diciamo, di critica negativa, il gioco si presenta molto bene perché ha una pixel art molto curata, ha una colonna sonora che non mi dispiace affatto, la storia, che è il punto di forza, è molto bella, è molto interessante, nonostante i Persona, lo sappiamo, siano lo spin-off di Shin Megami Tensei un po' modaiolo, perfino fino a Persona 2 era comunque, aveva ancora tanti punti in comune con Shin Megami Tensei. Meno di Persona 1, ma ancora qualcosa c'era. Per chi non lo sapesse, Persona sono i giochi, sono Shin Megami Tensei misti a JoJo, quindi i personaggi invece di avere i demoni da evocare possono evocare una specie di stand, come quelli di JoJo, una specie di loro emanazione spirituale che agisce in base alle loro volontà e che gli permette di sbloccare incantesimi, abilità e via dicendo. Persona 2 Innocent Sin è un gioco la cui storia vede i protagonisti un gruppo di liceali che ottiene questi poteri e che stranamente viene a conoscenza del fatto che c'è una meccanica, che sia una meccanica di gioco ma anche narrativa, per cui le dicerie che ci sono in giro per la città stanno assumendo un certo tipo di valenza e diventano reali. Quindi, un esempio lampante può essere il fatto che se esplorando la città si viene a sapere che qualcuno dice che la proprietaria della cuoca del ristorante di ramen del quartiere nord è anche una spacciatrice di armi, fomentando questa voce, spargendola in giro e parlandone con altri personaggi, la cosa diventa vera e quindi potremo andare ad acquistare magari degli oggetti unici proprio in quel negozio. Questa meccanica però di base viene applicata anche alla trama principale, che vede una specie di il Joker, un'entità sovrannaturale, aver preso di mira la scuola in cui
la scuola frequentata dai protagonisti, dal protagonista, perché poi in realtà ci sono altri, alcuni dei ragazzi non sono della stessa scuola, e c'è un motivo per cui ha preso di mira proprio quella scuola e i ragazzi di quel liceo. Non vi spoilerò granché, ma si arriverà a un'escalation tale per cui il potere che questo Joker ha sbloccato farà sì che addirittura eventi storici vengano cancellati e ci si ritroverà a combattere, ad esempio, questo si vede dai trailer, quindi non è uno spoiler, contro Hitler. Perché una delle tante dicerie del gioco è che magari il battaglione fantasma sia nient'altro che un esercito di... non sono androidi, non sono mecha, ma sono una cosa un po' stile steampunk, composto appunto da soldati fedeli al Führer che non è morto. Detta così è ridicola. Ed è valsa la necessità ad Atlus di censurare la versione occidentale del gioco, quindi non si chiama Hitler ma si chiama Führer, ha gli occhiali da sole per coprirgli gli occhi. Boh, censura secondo me non riuscitissima. Comunque, sembra una buffonata, in realtà non è parte focale della trama, che una volta visto questo sviluppo prenderà una china un po' diversa, quasi esistenzialistica, e diventa un po' cliché dal punto di vista delle storie dei GDR e degli anime made in Japan, ma non banale, anzi, è sempre scritto molto bene, i dialoghi non sono per niente scontati, e i tantissimi flashback a cui assisterete durante la storia, per un motivo ben preciso, sono sempre molto molto fatti bene, molto scritti con sentimento, ma anche con la parola giusta al momento giusto, fatta molto bene. Questo gioco, la sua conclusione, che non vi spoilerò, vedrà contrapporsi l'inizio di Persona 2 Eternal Punishment, che però non potrete giocare in versione PSP perché quella versione invece non è stata mai tradotta. Quindi per giocare a Persona 2 bisognerà fare Persona 2 Innocent Sin su PSP, Persona 2 Eternal Punishment su PlayStation 1. O emulato, perché l'originale su PlayStation 1 in versione americana importarlo oggi costa un occhio della testa. Ad ogni modo, Persona 2 Innocent Sin è un ottimo JRPG, ha dei difetti, soprattutto se lo si paragona agli Shin Megami Tensei più moderni o anche ai Persona moderni dal punto di vista del ritmo, ma se siete stufi, tra virgolette, di Persona 3, 4, 5, che sono un po' più modaioli, un po' più faciloni, un po' più smussati, Persona 2 forse è il punto di incontro migliore tra i vecchi e i nuovi. Quindi molto consigliato, anche perché sull'eShop, sul sì, buonanotte, sul PlayStation Store di PlayStation Vita si trova spesso scontatissimo a 9 € qualcosa, quindi è un ottimo affare, un ottimo tuffo nel passato, che non è però ostico tanto quanto ad esempio il primo Persona, che invece ha meccaniche ancora più vecchie e potrebbe risultare più farraginoso. Se sapete, potete soprassedere sui difetti con cui ho aperto la descrizione, la recensione, vi troverete tra le mani un JRPG molto 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 efficace. Secondo gioco di cui vi voglio parlare, invece, è una cosa totalmente diversa da Persona 2. Si tratta di un gioco indie, di cui avrete già capito qualcosa se avete visto la thumbnail dell'episodio, ed è un'esperienza, ragazzi, che io non posso far altro che consigliare a chiunque consideri il videogioco come arte. Parliamo di Talos Principle. Ne parlerò senza spoilerare quasi nulla, perché voglio che ci giochiate, ma sono rimasto veramente con la mascella per terra più di una volta durante la run, che è durata credo una ventina di ore. Però, che cos'è Talos Principle? Avete presente Portal? Quindi, visuale in prima persona, puzzle game ambientale. Quindi vi ritrovate all'interno di alcune aree e dovete risolvere degli enigmi per procedere. Non è per niente futuristico inizialmente, anzi, vi ritroverete in alcuni tempi greci antichi in rovina, ma non sarete degli esseri umani, bensì degli automi, dei robot. Robot il cui look è similissimo al tipico robot standard degli ultimi 10 anni, robot androide umanoide, stile quello che avete visto magari nel film Io Robot con Will Smith. Brutto film, però, per rendere l'idea. Quindi robot molto stiloso, bianco, con lo scheletro a vista quasi,
e dovrete risolvere degli enigmi per procedere nell'esplorazione di questa specie di tempio in rovina, questo agglomerato di templi, dando retta alla voce di Elohim, che si presenta fin da subito, questa voce che viene dall'alto, e vi dirà cosa fare. Il primo step è raggiungere il suo tempio. Tramite alcuni oggetti di gioco dovrete deflettere laser per far colpire alcuni punti. Dovrete interrompere barriere che bloccano il vostro passaggio. Dovrete spegnere torrette che vi sparano, bloccare dietro alcune porte olografiche dei droni che non potrete toccare altrimenti esploderanno. Una volta raggiunto il tempio, Elohim vi spiegherà meglio di cosa si tratta. Da qualche parte c'è una torre, scalarla vuol dire morire. Risolvere gli enigmi invece che Elohim vi porrà dinanzi vuol dire seguire la voce di Dio, quello che è, e fare la sua volontà. Ragazzi, senza spoilerare niente, è impossibile che io vi parli bene di questo gioco. Volevo addirittura fare un video dedicato proprio alla lore e al significato del gioco, ma è molto complicato, c'è tantissima filosofia, tantissima storia e tantissimo, bisogna scavare a fondo per poterne parlare, bisogna essere preparati anche dal punto di vista filosofico. Cosa che io non sono affatto, purtroppo. Più volte vi verrà da mettere in dubbio la realtà in cui vi muovete, anche solo il fatto che tutto quanto sia pervaso quasi fin da subito da dei glitch visivi pone alcuni indizi. Incontrerete, tra molte virgolette, un altro personaggio, un'intelligenza artificiale, con la quale potrete interagire attraverso alcuni terminali. Chi è il vostro interlocutore che vi fa mettere in dubbio la voce di Elohim? Satana? Lucifero? Che si è ribellato a Dio e quindi cerca di trascinarvi con voi? Ma soprattutto, leggendo sui terminali le mail di questo progetto inizialmente chiamato Soma, che cosa è successo all'umanità? Perché siamo in questo luogo e dobbiamo fare queste cose? Tra l'altro, cosa fighissima del gioco è che il gioco pubblicato da Devolver Digital sa e non fa altro che ricordarci tutto il tempo che si tratta di un gioco e parla di eredità, di eredità storica, di eredità genetica, di eredità culturale e lo fa anche parla anche di eredità videoludica. E lui la prima cosa che ci dice è, e questo non è uno spoiler, ci incita a raccogliere dei sigilli che sbloccano le zone successive. I sigilli sono i tetramini di Tetris. Messo all'interno di un discorso del genere, non posso fare a meno di pensare che noi stiamo raccogliendo, in quanto personaggi di un videogioco, gli elementi primitivi che costituiscono il medium videoludico, quindi una delle prime forme riconoscibili all'interno del medium, della storia del medium. La struttura del gioco a un certo punto si apre e diventa anche simile a quella di Super Mario 64, un'hub principale delle finestre, chiamiamole così, come i quadri del castello di Peach. Che vi permetteranno di affrontare i livelli successivi e le zone successive. Il gioco è bellissimo, il level design è fenomenale. Se volete finirlo senza trovare tutto quanto e sapete, avete un po' una capacità, cognitiva che vi permette di fare 1 più 1 e poi 2 più 2, per semplificare molto, capirete anche come la curva di difficoltà si è calibrata in maniera pazzesca, è perfetto in quel senso. Chiaramente ci sono dei picchi di difficoltà per trovare delle famigerate stelle in alcuni livelli che magari vedete, ma non potete capire ancora come fare, anche perché poi sbloccherete molti più elementi oltre al il proiettore che può, il jammer, che può bloccare i robot o le torrette o interrompere le barriere. Si sbloccheranno tantissimi altri elementi che permetteranno di risolvere enigmi sempre più complicati, alcuni dei quali vi vedranno ragionare anche in quattro dimensioni, perché si parlerà anche di tempo. Ragazzi, come Portal 2, più profondo di Portal 2, non divertente quanto Portal 2, perché Portal 2 effettivamente con la trama che ha, con la storia così sopra le righe, è più divertente. Questo non ha il multiplayer,
cioè in Portal 2 risolvere la campagna a due giocatori è una roba pazzesca, qui non c'è purtroppo, ma è molto più profondo. Parla di apocalisse, di eredità e di prosecuzione della specie in maniera molto modernissima, molto moderna, molto all'avanguardia. Il gioco ha molti punti in contatto con Soma, un altro gioco in prima persona di cui non vi ho ancora parlato perché l'ho finito, ma male nel corso di anni, insomma, che però è un altro gioco che adoro. Come per Soma, le citazioni e i rimandi alla letteratura di Philip Dick sono costanti, ma non solo a Philip Dick e alla letteratura dell'autore californiano. E ragazzi, io da amante della fantascienza, da amante di Philip Dick, davanti a dei puzzle game, così io non posso far altro che straconsigliare I The Talos wonder, Principle a chiunque. who will you be, Anche perché, chosen? nonostante la grafica non sia, diciamo, Who you love us for all'avanguardia having ormai, perché created you? è di qualche annetto fa ormai il Will the gioco, world you ci build sono be degli like scorci ours? che mi hanno We're so lasciato a bocca different that aperta. Forse today we cannot even per la dream to semplicità, imagine. forse per la regia, per Step into the light, child. la scenografia, chiamiamola così. Is Però there anything that we associate more anche solo closely with l'idea intelligence di than un robot curiosity? che cerca di Our mythologies ammettere hold riddles e di and convincere mysteries un'entità and superiore divine del suo knowledge. libero arbitrio e della sua umanità, avendo a che fare con My testi child, di filosofi you greci may e go freely poi to roam altro, the che non vi worlds of my spoilerò, garden, è qualcosa per me che in più but punti if mi the ha commosso, in più ha una tower colonna tips sonora over, bellissima. be wise Finali and do multipli, in not base a let come yourself finirete be il gioco, misled by per cui doubt, bellissimo, The Talos Principle, forse for it shall bring per ora, peace and the end of nonostante your abbia generations. giocato già giochi parecchio belli quest'anno, forse So be al it. momento potrei Let your considerarlo il più will bello, be l'esperienza done. videoludica più bella che ho fatto in questi ultimi 6-7 mesi. Terzo ed ultimo titolo di cui vi voglio parlare oggi è Hyper Light Drifter, un indie game che avevo acquistato su PC, credo all'uscita. Era rimasto in backlog. Poi mi è stato regalato, se non sbaglio, anche da Twitch. E poi è uscito anche in versione definitiva su Switch. Inutile dirvi che la versione che ho giocato è proprio quest'ultima, che ho acquistato approfittando di uno sconto, e finalmente ho completato il gioco. Ragazzi, Hyper Light Drifter è uno degli indie più artisticamente ispirati che abbia mai visto. Lo state vedendo, tra l'altro. È una metafora science fiction del malessere che del problema di salute che ha il lead design, di cui non mi ricordo il nome. Ed è meraviglioso. Lo si potrebbe riassumere pensando a una sorta di Link's Awakening, quindi Zelda dall'alto, con gameplay un po' stile Dark Souls, perché si può attaccare da lontano e da vicino e schivare, insomma, ci sono un po' di riferimenti. Anche se non c'è un targeting system, quindi a volte vi sembrerà quasi di stare giocando un twin stick shooter, è minimalista per molte cose, soprattutto per quel che riguarda l'ambientazione, ma che è un setting memorabile. Io più volte sono rimasto davvero colpito dall'utilizzo della pixel art di questo gioco, che è incredibile. Guardate, ragazzi, mentre vi sto facendo vedere i trailer, quanto sapientemente usata questo tipo di richiamo grafico al passato, declinato in maniera così perfetta per un presente che comunque non gli per un presente che in realtà ci vede di fronte sempre produzioni più roboanti dall'aspetto grafico sempre più dettagliato, più realistico. Hyper Light Drifter vince tutto, secondo me. A maggior ragione per il motivo che è stato prodotto negli ultimi 5 anni, in netto contrasto con il trend dei AAA, è l'emblema, diciamo, rappresenta il perché a me piacciono gli indie game. Si permettono queste licenze tecniche che da un lato sono dei limiti, perché chiaramente uno studio indipendente non avrà mai la potenza economica di produrre un gioco tecnicamente ineccepibile come un The Last of Us 2. Ma per me questi colori vibranti, questi pixel visibili a occhio nudo sono 100 volte più evocativi e 100 volte più pregni di. Sono
più efficaci, diciamo. Altra genialata del gioco è che non c'è mezza linea di dialogo. Tutti i personaggi vi parleranno tramite dei fumetti, dei balloon, dai quali dovrete capire più o meno la situazione. In realtà non c'è moltissimo da capire, perché il protagonista dovrà trovarsi, si trova dal punto dal villaggio di partenza a dover esplorare il mondo e recuperare alcuni cristalli per sbloccare una specie di portale che c'è lì, subito sotto il villaggio, dietro il quale non si sa che cosa c'è. Boss fight incredibili, alcuni un po' frustranti in realtà, ma da bravo con mille virgolette Souls-like, anche per Light Drifter, diciamo che sa quello che sta facendo e il giocatore che lo affronta sa che cosa significa morire in un gioco del genere. La cosa bella è che i save point prima dei boss sono proprio piuttosto generose, non c'è mai una tanto backtracking da fare per tornare al boss che ci ha appena sconfitto o cose simili. L'alternanza di attacchi da lontano e attacchi da vicino ricorda anche un po' il Devil May Cry, quindi le combo qui non sono proprio eseguibili in maniera così rocambolesca, così spettacolare, così fluida, anche perché il gioco non è un clone di Devil May Cry. Atmosfera garantita anche da una colonna sonora pazzesca, anch'essa totalmente minimalista, ma con alcuni exploit veramente in grado di farsi ricordare. E poi guardate le cutscene nelle scene, l'ambientazione sembra una specie di incrocio tra quella di Nausicaa della Valle del Vento e una distopia cyberpunk futuristica in cui la civiltà è stata distrutta, non lo so, l'ambientazione è veramente qualcosa di eccezionale, qualcosa di riuscitissimo, nonostante sia piuttosto piccolo. Non è il gioco perfetto, come potrete avermi sentito dire più volte, di Dark Souls, in cui il protagonista e gli altri hanno le stesse chance di affrontare le sfide. È palesemente un gioco e lo sa. Non ci sono velleità di metagaming per il quale le azioni del giocatore e le azioni dei personaggi non giocanti sono giustificate, tra virgolette, perché non potrebbero essere altri a fare quello che fa lui. Perché lui è il drifter, che non si sa cosa voglia dire, non si sa perché sia lui il protagonista, fino alla fine. Non vi dico niente della fine, ottima l'idea di poter, con un aggiornamento che è stato fatto nella versione PC e nella versione Switch già disponibile da subito, la possibilità di giocare in due, in contemporanea, tramite co-op, in locale, che rende tutto molto più divertente, più strategico, perché in realtà la barra dell'energia viene divisa tra i due giocatori. Quindi farsi colpire quattro volte vuol dire che entrambi i giocatori perderanno due punti vita, cioè quattro punti vita. Quindi bello, idea geniale, idea molto carina, che si sposa anche un po' con la lore del gioco. Straconsigliato, è uno degli indie. A me piace questa rubrica perché ogni volta vi parlo anche di indie, di giochi indie, diciamo di nicchia, di giochi che magari non sono straconosciuti. E mi piace che ogni volta che c'è un episodio, più o meno, a parte qualche rara eccezione, scopro qualcosa che merita davvero di essere giocato. E per Light Drifter non è da meno rispetto a cose tipo The Messenger di qualche episodio fa. La grafica pixel è forse tra le più belle che io ricordi, anche se diversa, insieme a quella di Sonic Mania o appunto The Messenger, piuttosto che Owlboy, che sono giochi totalmente diversi tra di loro, ma sfruttano questo modo di fare grafica antica, diciamo, modernizzandolo in maniera totalmente efficace. Quindi Hyper Light Drifter, ragazzi, stupendo. Tra l'altro è stato annunciato da poco il nuovo gioco dello stesso team, che avrà degli sviluppi diversi, dei tempi diversi e anche un aspetto grafico diverso, ma tenetevi d'occhio, perché se Hyper Light Drifter era solo un antipasto, ne vedremo delle belle. E niente, ragazzi, come al solito vi ringrazio per essere stati con me, spero che queste mie piccole recensioni in pillole vi abbiano suscitato quantomeno curiosità per almeno uno dei tre titoli che vi ho portato, tutti molto diversi tra loro, nessuno di loro chiaramente moderno, l'avete visto,
siamo partiti dall'era PlayStation 1 PSP per arrivare agli indie di qualche anno fa. Se li avete giocati, se vi sono piaciuti oppure no, parliamone nei commenti. Vi invito a lasciare un like e iscrivervi se non siete già iscritti, a seguire il canale, a cercare anche Calith Gaming su Twitch, perché ho cominciato a streamare anche cose secondo me interessanti. In realtà non so quando vedrete questo video cosa starò streamando, e oppure potete trovarmi anche su Calith Gaming and Friends su Facebook. Detto questo, vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo episodio.